del benessere olistico.com. Parliamo di meridiano di cuore, uno dei canali energetici principali dell'MTC, della medicina tradizionale cinese. È un meridiano di natura yin che scorre su entrambe le nostre braccia, all'interno delle nostre braccia, ed è abbinato all'elemento fuoco, quindi l'elemento che brucia di più, che deve espandersi, che deve essere sempre attivo. Il fuoco è il massimo del movimento, è energia yang in continua evoluzione e mutamento. D'altra parte, se il meridiano di cuore, che comprende anche le funzioni cardiache, non funziona, si ferma, il nostro flusso sanguigno ovviamente si bloccherà e nel momento in cui il sangue non scorre più all'interno del nostro corpo, la vita finisce. Quindi è importante che l'elemento fuoco e il meridiano di fegato al nostro interno rimangano sempre belli vitali. Il fuoco ha un problema, ovviamente, se ci pensate. L'elemento fuoco è un elemento importantissimo, fondamentale, che ha caratterizzato l'evoluzione della specie umana. L'uomo è riuscito ad evolversi non solo grazie al pollice opponibile, ma anche proprio per la scoperta del fuoco, perché il fuoco ha permesso di riscaldarsi e di far cuocere gli alimenti, quindi di avere uno sbalzo evolutivo anche a livello di nutrizione. Il problema del fuoco è che se non viene controllato, il tutto brucia, quindi il fuoco lasciato senza controllo, senza argini, rischia di distruggere una foresta, un bosco, una casa, comunque una situazione. E questa caratteristica dell'elemento fuoco si porta anche al nostro meridiano di cuore. Quindi è importante che il meridiano di cuore sia attivo, ma che non abbia gli estremi, quindi che non sia troppo lento ma neanche troppo veloce, che non abbia poca energia ma neanche troppa. Come per tutti i meridiani energetici, anche il meridiano di cuore ha una sua competenza a livello emozionale. E l'emozione abbinata a questo meridiano è l'emozione della gioia. Anche in questo caso il discorso dell'equilibrio diventa fondamentale, perché è giusto, corretto, vitale provare gioia, essere felici, ma non possiamo essere tutti i giorni felici. Se noi avessimo 365 giorni all'anno di felicità, alla fine saremmo apatici. E quindi è il discorso del giusto bilanciamento energetico anche a livello emozionale. Le persone che sono sempre euforiche, che sono sempre subincidili, rischiano ovviamente di andare in breakout a livello energetico. È come se appunto un motore andasse subincidili, alla fine c'è un danno. Ed è importante quindi che l'emozione della gioia e dell'euforia sia bilanciata dagli altri meridiani energetici. Il cuore è anche visto come il meridiano che gestisce la capacità di provare emozioni. Quindi non gli viene abbinata solo la gioia, ma anche un discorso di bilanciare tutte le emozioni in generale. Quindi quando una persona ha uno sbalzo emotivo eccessivo, un giorno è triste, un giorno è troppo arrabbiato e ha sempre questi picchi emozionali, viene tirato in ballo come, diciamo, mediatore, come arbitro giusto, come giudice, anche il meridiano di cuore. Anche perché ovviamente nell'MTC tutto è un gioco di squadra, quindi ognuno deve fare la sua parte. Un punto utile in un'ottica di autotrattamento è quello che troviamo nella piega del nostro polso, il punto di cuore numero 7, che è un punto importante per trattare l'ansia. L'ansia viene vista come un momento di subbuglio energetico che il corpo e la mente non riescono a gestire. È come se ci
fosse un exploit di informazioni, di energie, di situazioni che il corpo non riesce più a cogliere e quindi va in tilt con quella che è la classica situazione ansiogena. Ovviamente ci sono vari livelli di ansia, quindi è ovvio che se uno ha una malattia proprio di ansia curata con dei farmaci non può pretendere che trattando un semplice punto sul polso abbia una risolvere della situazione. Però sono quei punti che possono aiutare nell'immediato, almeno a livello mentale, perché potrebbe anche semplicemente essere un movimento ripetitivo che distoglie la mente dal subbuglio di emozione portandola nel qui ed ora, facendo poi soppesare il resto normalmente. Il punto esatto si trova sulla piega del nostro polso, però soprattutto quando siamo in preda all'ansia è difficile concentrarsi bene, abbiamo paura, ci crea ancora più ansia il fatto di magari sto sbagliando polso. E in realtà la dinamica orientale ci porta proprio a togliere queste situazioni di indecisione, per cui tendenzialmente consigliano semplicemente di strofinare il polso in questo modo. Quindi con pollice e indice vado ad afferrare il polso e lo ruoto in modo che le mie dita vadano a stimolare tutti i punti. Non sto stimolando ovviamente solo il punto di cuore, ma tanto male non fa. Ed insisto fin quando non trovo un po' di sollievo, un po' di calma mentale su entrambe le mie mani, entrambi i miei polsi. Un altro esercizio che è, diciamo, spesso presente nei riscaldamenti delle arti marziali cinesi è quello di andare a scuotere in questo modo le braccia, perché questo movimento di scossa è un modo per far fluire l'energia nelle nostre braccia e di conseguenza nei meridiani che abbiamo sulle braccia. E l'importante a livello energetico è che l'energia si muova, quindi fare questo movimento come se noi avessimo dell'acqua sulle mani e volessimo muovere aiuta anche i meridiani